ha impiantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Dal traliccio ci passa la corrente, quando piove frigge si sente, 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 la 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 la, sente, 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 la 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 la. M'ha impiantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Il progresso alle volte è un po' invadente, ma fa stare meglio la gente, gente, gente. Che bellezza, ma ragazzi, che bellezza, ci siamo, che, ci ma la siamo. Senti, che vocina, che vocina, e poi si dissocia, perché c'ha ragione a dissociarsi, perché te dici tutte le parolacce brutte che i bambini non possono sentire. Allora, innanzitutto non è vero assolutamente che io dico le parolacce le dici te, io sono di molto, ma di molto, perché guarda, perché se no tu mi fa incazzare. Io ti darò dimostrazione anche stasera e sono anche di molto intelligente. Oh, prova. Comunque, intanto, ricorda il numero dei messaggi per messaggiare. Allora, chi ci vuole mandare un messaggio, un sms al 349 30 55 400, oppure su WhatsApp, sempre lo stesso numero, 349 30 55 400, oppure ci volete mandare un messaggio vocale al numero 055 66 0106. Mamma mia, mi sono bravo, potrei fare abbastanza, secondo me non si capisce tanto. Io però potrei fare il centralinista, quello di Holzer, che ti chiamano. Sì, pronto, Guidotti? Sì, chi è? Sì, buonasera, sono Francesco. E che voleva? No, niente, volevo sapere che lingua parla. No, che lingua, sì, che lingua parla? Guarda, io parlo una lingua eccezionale. Stasera perché noi facciamo dei corsi, sì, in inglese, abbiamo un'applicazione da mettere sull'iPhone e praticamente fa imparare inglese con noi. Ma io lo so di già l'inglese. O provi a dire il numero telefonico in inglese. Ah, va bene, se magari i nostri ascoltatori stasera sono anche forestieri, inglesi, e ci volessero chiamare, sì, va bene? Sì. Il numero è questo. Vai. 349, sì, intanto, 349, 349, sì, trio. Double five, oh, four, double o. Ma bravissimo, te proprio ti serve. Questo è scolastico a bestia. Sì, ma più scolastico. Che cos'è questo qui? Questo è il che l'è? Il rumore misterioso di oggi. Da indovinare. Chi indovina questo rumore, ragazzi, ci vince. Ma zitto però. Vince una penna Bic. E ti ho detto che è il rumore. Allora tu sei imbecille. Dai, forza, questa trasmissione la devi fare tranquillamente. No, io questa trasmissione la faccio, ma la faccio solamente se è rock and roll. Altrimenti io questa trasmissione non la faccio. E cosa si perché fa? Perché io voglio andare a radio DJ, non voglio stare qui accanto a te. Va bene, cosa vuoi? Che canzone vuoi? Voglio qualsiasi cosa che sia rock and roll. Deve essere una cosa rock, che ne so, i Dire Straits. Wow. Ecco. Money for nothing, Dire Straits. Oh yes. Eccoci, è bella, però Dire Straits. Se si parte Dire Straits si sa che si finisce. Ma guarda, ma poi questo è un programma veramente culturale a bestia. Oh, è arrivato una notiziona, Emiliano. Io sono contento di darla, penso in anteprima mondiale. Prova. Mondiale. Allora, è allora, due giorni, non so se hai sentito che dire un si dorme. Di questa. No, che un si dorme. No, due giorni. La sonda Schiaparelli. Chi? La sonda Schiaparelli. Questo miracolo, miracolo europeo. Fermo, italiano. Fermo. Riparti da capo. La sonda. Aspetta, appunto, non no, mi fermo. Vabbè, non ti fermo. No, Schiaparelli, lo sanno tutti cos'è. L'hanno trovata finalmente, cioè ha risposto. Ma ha chi? Risposto. Allora la sonda è stata mandata, cioè la volevano mandare su Marte. Dove l'hanno mandata? L'hanno trovata qui vicino a noi, a campo di Marte. L'hanno sbagliata perché hanno fatto con i computer. Hanno Marte e l'è arrivata a campo di Marte. Con Google Map. E per forza, perché la sonda, come si chiama la sonda? Schiaparelli, cioè, voglio dire, quando uno fa le bischerate, come si chiama? È una schiappa. Una schiappa. Se volevano fare una cosa ganza, la chiamavano Ganzarelli. Ma Schiaparelli. Cioè, voglio dire, la sonda Ganzarelli, te lo ricordi? Ganzarelli? No, il Ganzarelli è un'altra cosa. Te ti sbaglio, quell'altro. Il Ganzarelli era... vendeva gli stereo. Bello, era il Ganzarelli. Il Ganzarelli non era andavo. Il Ganzarelli, era il Ganzaroli. Il Ganzaroli, vabbè, Ganzarelli. Ma Ganzaroli. Insomma, hanno ritrovato questa sonda al campo di Marte. Al campo di Marte. Io invece avevo pensato, secondo me, perché l'hanno lanciata, no? E poi. Con la fionda l'hanno lanciata, perché si è atterrata al campo ma di Marte. Ma te non hai seguito, cioè, in questi giorni, te non hai visto un telegiornale, non hai visto secondo niente. Secondo te, io, in questi giorni, che c'è un umido che porta. Via. C'è funghi. Che c'è funghi, io guardo il telegiornale. Io la mattina parto alle 4 e torno preciso per fare la radio. Anche oggi. Allora te non sai della sonda Schiaparelli. Ma figurati poi se vedo c'è scritto sonda Schiaparelli, io cambio canale. Allora non sai neanche se io ti dico Patticiari, amicizia lunga. Non sai nulla, nemmeno cosa vuol dire che questo. Che cazzo è questo? Come? Obama gliel'ha detto a Renzi.
e Renzi gli ha risposto: the cat is on the table. Pacci chiari. Pacci chiari, amicizia longa. È vero o no, ragazzi? Pacci chiari, amicizia longa. Sì, sta a sentire. Guarda, ho visto. Perché gli applausi? Le hanno fatta a lui quando ha detto questa. Pacci chiari, amicizia longa. Sì, ha detto. Il dialogo con Renzi. Ma che vuole? Miley Cyrus. E Renzi non sa cosa ha fatto Miley. No, Cyrus. Io voglio sapere, Renzi, quando lui gli ha detto pacci chiari, amicizia longa, doveva rispondere qualcosa in inglese. E gli ha detto, e Obama gli ha fatto puppa, e via, dai. The cats is on the table. E fino a che the cats gli è sul the table, non c'è problema. Il casino gli è con i cats no, di sedere davanti a Obama. Va bene, lascia perdere. Va bene, però non sai neanche di Miley Cyrus. Chi? Miley Cyrus. Ma che nomi sono, ma che gente frequenta? Quella signorina bionda, buona, che la canta. E che ha fatto? Quella che l'era sulla palla. Ma cosa ha fatto? Allora, Miley Cyrus ha cantato la canzone sulla palla nuda. Anche tua sorella mi sta sulla palla nuda. No, via. Mi dissocio io. E ti dissoci, vedrai. No, sei un... Sei te che mi dici queste cose. Quella che cantava sulla palla. La Miley Cyrus. Sì. La combinata più grossa ancora. Una pallona? No. Ha fatto un concerto. Sì. E vestita molto sé. Sì. Si faceva palpare da chi? Dai pubblico. Quindi ora tutti vogliono andare a vedere i concerti. I concerti di Miley Cyrus. Sarà bello se lo fa Pupo anche. Perché che si fa? Tutti a palpapupo. Vedrai. A palpapupo. A palpapupo. A me piace. Tutto a palpapupo. Tutto a palpapupo. Sì. Vabbè, tra l'altro, Pupo ha messo su una gelateria ora. Dove? L'anno scorso. Dove? Vicino a Arezzo ha messo una gelateria. Davvero? Gelato e cioccolato. Gelato e cioccolato. Sì. Fantastico. Ma dicevo. A Ponticino, addirittura. A Ponticino. Fra l'altro, Ponticino, ottima zona. Aspetta, Milano, fermo zitto. Fammi provare. Chi è? Ie. Ma te ora c'hai gli effettini? Sì, cioè, c'hai i pulsantini da pigiare e ti fa le sono come un bambino messo lì in una scatola di giochi. Anzi, a proposito di bambini, cosa io stavo cercando quante volte fanno l'amore gli italiani. Perché al giorno. Ti interessa questo? No, cosa? Volevo dirlo ai nostri radioascoltatori, però è venuto fuori questo. Ovvia. Quante volte fa la cacca un neonato? Quante volte fa la cacca un neonato? Allora, no, è importante se te ma tu c'hai un neonato. Importante? Allora, te ce l'avrai neonata a giro per il mondo. Sì, ha voglia insomma, più di uno, penso. Appunto. Giro per il allora, mondo. Ora, proprio neo no, perché allora dice qui che è normale se è verde. È chi? Normale. Il neonato verde? Sì, è normale. Se, no, se il neonato è verde. È normale, è un... no, se la fa verde. Ma se chi? Se la fa verde. Il neonato. Vedi? Ma chi mangia il neonato? Poi, gli spinaci. Poi, se tu gli dai un po' di latte, la fa... lui la fa marrone verdastro. Perché verde con il bianco. Semifluida. Ma perché devi parlare di queste cose? L'altra volta sei partito con la signora che andava a portare gli alani fuori a fare. Ascolta. Ora riparti con la cacca dei neonati. No, voglio rassicurare tutte le mamme, sono lì magari che la pesano, gli dico. Ma cosa pesano? Donne, non state a misurarla, qui c'è scritto, non importa quante le fanno, l'importante è che la facciano. Tra l'altro, ti voglio dire, una volta la mia figliola... Stai a sentire? No, quando no, perché io ho paura quando ti parti con queste cose. Neonata. Il babbo ha il compito di cambiare il pannolino. Sì. E allora la mia moglie mi fa, Raul, cambia il mi pannolino. Mi chiami babbo, ti ha detto la tua moglie. E allora un signore le ha cambiato il pannolino. Sì. Allora continua invece. Aspetta, di fare sto dicendo una cosa al nostro regista. Sì, no, ma si voleva fare parlando... il collegamento con l'estero. C'è un attimo, c'hai più gente di qua che ho il regista di là per parlare. Non è che smetti di parlare con la gente. Vabbè, si fa per dire. Allora, la mia moglie mi fa, vai a campo. Quante durano, ragazzi? Basta, si è capito. Ma quanto urlano questi? La mia moglie mi fa, c'è da cambiare il pannolino alla bambina. Sì. È il compito degli uomini. Gli uomini vanno detto? A buttare via i sudici e quando avanza tempo cambiano il pannolino. Sì, e se poi tornano ubriachi buttano via i bambini. Dai, no. Via. Gli levo il pannolino alla bambina. E che c'era? Allora, un'oretta gliel'ho lasciato perché ho detto le bene la bambina la Mantei, eh? No, cioè, la sapete non... perché è un mondo in quella maniera. Vabbè. Allora, poi gli ho aperto il pannolino, lo sai che c'era? Un che palloncino. C'è? Aveva ingoiato un palloncino, me l'ha rifatto. Cioè, capito? È importante questa cosa. No, io questa cosa voglio sapere più. Quindi, bene. Allora, donne, te da piccola alla no, tua figliola gli dai da mangiare palloncini. La li mangia da sé i bambini. Come li mangia da sé? Dove l'ha trovata una neonata un palloncino? I bambini che trovano mangiano. Ma una neonata è un. Meno male lei era sgonfio perché. Se te lo immagini. Scusa, no, ma meno sì, male. Ma ascolta, fermo. No, allora, questo è un argomento che voglio approfondire. Una neonata sta in una culla. Allora, come fa a mangiare un palloncino? Te lo dico dopo. Te lo dico dopo, perché te lo sai che il sogno di tutti gli italiani è di scappare all'estero. E quindi... noi ce l'abbiamo uno che è scappato all'estero. No, il problema non è che è scappato, il problema è che te gli telefoni. Gli telefono perché voglio sapere come va la vita. Ma dove? Noi tutti gli italiani si sogna di fuggire all'estero. No, io no, io ci sto sei, bene Daniele? In Italia. Sì, ci sono, e c'è un altro italiano che è scappato in America, ma non ne voglio parlare perché magari ci resta. Non ce lo puoi, chi, no, chi è? Chi è? Quello che non mi dire Renzi. Quello che gli ha detto. No, ma ci chiama no, Cicciolone. No. Chi è? La sua moglie.
Larenza. Larenza. Vabbè. Ascolta, Daniele, allora hai 3 minuti, giochiamoceli per bene. Allora, dove ti trovi in questo momento? Sono nella città di Granbe, a nord delle Mauritius, a est del Madagascar, dove ci sono tanti animali e serpenti. Perfetto, domanda di rito, che tempo fa? Oggi 30 gradi, c'è stato un tramonto bellissimo, un pochino di vento verso le 7, ma insomma una giornata gradevole, devo dire. Bello. Insomma, ti è andata bene? Come mai ti è andata bene sta giornata? Ti si sente così allegro? Ma diciamo che ci stiamo preparando per Halloween, noi a differenza di tanti altri che lo festeggiano e lo preparano in maniera, qui l'abitudine è di far trovare, invece di fare scherzetto dolcetto, no? Non so sì, se... Sì, fa, sì. Ecco, qui lasciano i pezzi di animali davanti alla casa della gente. Cioè tipo... Ci sono il campanello... E la gente si trova a pezzi di animali. Cioè tipo la testa di un cavallo, una zampa di un... Scusa, vabbè, ma a casa di un vegano che ha un pezzo di cetriolo, un coso. Che vuol dire? Non lo so, io questo non lo ignoro. No, l'Halloween vegano lo fate voi in Italia. Io con le zucche, no? Le zucche. Ma invece quindi c'è questo rito, è un rito voodoo. No, ora stavo scherzando ovviamente. Anzi, vi devo dare una notizia. Sto facendo le crocchette di lucertola saltate nell'olio di palma. Questo quindi è vero? Facciamo presto. Questo è vero? Saltate nell'olio di palma, gli fa male, diglielo. Allora, noi lo diciamo dall'inizio, questa è una trasmissione senza olio di palma, sicché l'olio di palma è pericolosissimo. Hai senza olio di palma, perché io sono la palma davanti alla cucina, non posso evitare di cucinare senza palma. No, ma io vorrei una foto di cosa stai vedendo te dalla finestra adesso. Mandacela, vengo via subito. Su WhatsApp. Allora, scusa Daniele, fermo, perché almeno ti do spazio a te. Raccontaci un pochino cosa sta succedendo, perché poi ci risentiremo giovedì prossimo. Cosa sta succedendo? No, in generale, vai, tocca a te. Ma senti, in generale io faccio ovviamente il lavoro che ho sempre fatto in Italia, è quello di organizzare eventi, quindi rompo coglioni anche da queste parti, e se vogliamo dirla tutta si stanno divertendo. Allora, le persone che ovviamente sono già stanche del freddo si stanno organizzando per venire anche da queste parti, per fare bene. I famosi diving, snorkeling, per andare a vedere i parchi, gli animali, insomma qui la stagione sta per cominciare, non è che siamo a friggere... Che bellezza. E quindi ti devi far trovare pronto, insomma. Certo, io sono pronto, sto mettendo una serie di informazioni sulla mia paginina Facebook Happy Dodo Mauritius, chi vuole la può andare a vedere. Ripetila il volo. Allora, Happy Dodo, happy con l'H. Dodo perché è un animale che estinto. Prima che arrivasse l'uomo qui era comunissimo, ora non è sparito. Quindi Happy Dodo Mauritius è la mia pagina, dove ognuno di voi in Italia può vedere, ognuno nel mondo può vedere quello che combino io da queste parti. Grazie Daniele, noi ci sentiamo giovedì prossimo, va bene, per altre piccole pillole. Ma va bene? Per giovedì prossimo voglio sapere il piatto tipico. Il piatto tipico, preparati il piatto tipico, perché Emiliano ti interrogherà. Ok, questo collegamento ci costa troppo. Pubblicità, ciao Daniele. Ciao Dani. Guarda questo. Senti. E per me Teleregione è come salutare la mamma, per cui saluto la mamma. Guardate il ragazzino là oggi che stava male, ha fatto 10 gol. Vi spero che poi vi divertiate a vedere questa partita. Un bacio. Ciao. Mi devo voltare per farvi vedere il sacrilegio. Guardate il numero 12. No, D'Antonioni? Sì, non esiste. C'era solo questa. Mi vergogno un po', però. Ora aspetto il mio autista che arriva. Chi è il suo autista, scusi? Un ragazzo nuovo, me l'ha mandato Andrea, un certo Sanchez. Ma è un giocatore Sanchez, non è un autista. Ora entro anch'io e cercherò di divertirmi mezz'oretta. È un piacere essere qua. Siamo qui alla partita mondiale allo stadio Artemio Franchi di Firenze per Teleregione. Io Alessandro Canino. No, appunto il rapporto con i tifosi. Devo dire che Ciccio Rialti è il miglior avvocato. È più bella. Che? È più bella. Ciccio Rialti? No, non è Ciccio Rialti.
che fai, che fai? Questo è un rumore inconfondibile. Che rumore è? Il rumore della rossa rossana che rossaggiando qua e là rosteggiano tutta la città, buona, una bella buonissima. Questo è Traliccio, ragazzi, siamo su Radio Fiesole. Sì. Io sono Raul, quello ha la voce bellina, Emiliano quello ha la voce brutta. No, allora. Se volete messaggiare con noi lo potete fare al 349 30 55 400. Se invece volete massaggiare con noi, e le cinesi tutte le volte io glielo ridico, ho detto 30 euro. Di quello che tu vuoi. Comunque ragazzi, se stasera voi non sapete cosa fare e volete venire a vedere uno spettacolo meraviglioso, fantastico, bellissimo, con due fantastici comici. Praticamente noi stasera siamo al Caravanserraglio. Chi conosce Firenze sa dove si trova, cioè Monte Morello, Caravanserraglio, ristorante alle con, ore con 21:30 si fa lo spettacolo nostro e si intitola 10 anni di Balocchi. 10 anni di Balocchi. Perché noi fondamentalmente per 10 anni abbiamo fatto Balocchi. Bravo, ma si sono sempre fatti. Ma io continuo a fare Balocchi. E poi è bella una cosa, questa è una cosa bella, che praticamente ieri stavo parlando, ero alla Casa del Popolo e stavo parlando a un signorino, lo sai, alle Case del Popolo perché sono comunista, no? Sì. Però mi viene da piangere quando ci entro dentro. Vabbè, a parte questo. Comunque, vabbè, questo signore mi ha detto una cosa bellissima. Che ha detto? Mi ha detto, te non devi cercare qualcuno o una donna con la quale invecchiare. Tu devi cercare una donna con la quale rimanere bambino. Senti che roba, ma chi te l'ha detto? Era un filosofo questo. Un vecchietto zittello. Perché ma che zittello? No. C'ha 3 o 4 va bene, senti, ma noi stasera, un grande ospitone, doveva essere in studio con noi, ma ci sarà prossimamente. Tanto mi arriva un messaggio scritto, evviva, ci sono. Non è potuto venire per un motivo molto valido che ora lui ci spiegherà, signore e signori, è con noi direttamente The Voice e oltre. Ormai l'ha passato. Lascia fare, The Voice e oltre, Francesco Guasti. Bello. Ciao Francesco. Ciao ragazzi. Allora, senti il lavoro, basta ragazzi. Aspetta un attimo, cioè, non vi fate prendere dall'entusiasmo, non fate tutti questi applausi. Porca miseria. Allora Francesco. Ciao. Grosse novità in vista. Sì, guarda, tra l'altro mi spiace non essere venuto, ma è per una giusta causa, diciamo. Sono arrivate proprio oggi pomeriggio, qualche ora fa, le notizie dei 60 finalisti di Sanremo Giovani e anche quest'anno insomma faccio parte di questa di questi sognatori che provano a salire su quel palco, quindi insomma ormai. Allora incrociamo le dita anche quest'anno. Noi l'abbiamo già incrociate dall'anno scorso, okay, ancora non è ancora qui con le mani incrociate, non ha fatto nulla, dall'anno scorso non fa niente, c'ha sempre le mani incrociate. Io ho le dita incrociate. Ascolta, Francesco, però il brano è nuovo, il titolo del brano che porti a Sanremo Giovani è? Universo, si chiama Universo, tra l'altro per i giovani ormai è già qualche anno, è già questa formula, quindi già dei 60 finalisti i brani si possono ascoltare sul sito della RAI. Quindi se volete insomma ascoltare, se anche chi ci ascolta vuole ascoltare il brano, non può andare sulla mia pagina Facebook, Francesco Guasti, diciamo, sì. La pagina ufficiale, oppure andare sul sito Rai Sanremo e trova insomma le canzoni dei 60 giovani. Ma bisogna Francesco votare? Guasti. Bisogna votare? Che bisogna no. Puoi ascoltare, puoi condividerla su Facebook, che è un modo per far conoscere prima le canzoni che poi saranno scelte dalla commissione per far parte di Sanremo. È un modo per far conoscere i giovani, le canzoni dei giovani già un po' prima. Ecco, ma queste canzoni qui sono quelle verranno scelte, sono quelle che proprio andranno poi a fare le serate finali in Rai, giusto? Sì, è proprio quella. Bello, diciamo, Franci, bello. È una scelta giusta perché alla fine, sai, un big bene o male ha già un suo pubblico e ha già comunque un marchio di fabbrica. Un giovane invece in qualche modo se lo deve un po' costruire, quindi in questo modo ti danno la possibilità di farti conoscere anche prima. È giusto che arrivi alle serate insomma importanti già un po' conosciuto, ecco. Certo, più che altro con un orecchio già allenato al brano. Allora, senti, un album tu l'hai fatto con Piero Pelù, insieme a Piero Pelù. Sì. Ecco, ma questa collaborazione c'è ancora, ci sarà, c'è qualcosa nell'aria? Oppure... Allora, questo disco ho cambiato un po' perché a un certo punto ho sentito l'esigenza di dover cambiare in qualche modo. Piero mi ha insegnato moltissimo, però sai, alla fine stare legato a un artista così grande poi vieni schiacciato in qualche modo dalla potenza, no? Anche artistica dello stesso, quindi ho deciso di prendere una strada un po' diversa, di
sperimentare anche un po' a livello musicale, a livello di testi, e quindi è nato un po' Universo come prima canzone, e ora insomma sono già... è nata quasi 7-8 mesi fa, quindi insomma Scusa Francesco, ti interrompo, sì, è nata 7 mesi fa, però ti sei un po' più addolcito oppure indurito? Addolcito, non c'è addolcito. Rock più duro o rock più dolce? No, diciamo che le sonorità nella musica sono cambiate molto. Questo io sono già diciamo curioso, io sono già curioso, dopo vado subito a vederla, a ascoltare. Sai, la canzone, il mio timbro è quello sempre del rocker, no? Però insomma la canzone ha Universo, che poi parla un po' delle persone che cercano, come me, di realizzare il proprio sogno nonostante le mille porte in faccia, perché alla fine siamo, la canzone inizia dicendo siamo fatti per avere sogni, e quindi e siamo fatti soprattutto per essere folli, per essere di nuovo qua per la quarta volta, non si arriva a provare ancora a vedere se questo palco ti accoglie. Senti Francesco una cosa, allora tutti quelli che scrivono, tutti i cantautori, gli autori hanno, in ogni canzone hanno una frase che gli piace, qual è, cioè, oppure alla quale sono più affezionati di tutte le tue canzoni, qual è la frase alla quale tu sei più affezionato? Ma probabilmente, guarda, ti dico la verità, su Universo, su questo brano qui, ho puntato molto il dito, nel senso, perché è una canzone che ci ho veramente lavorato tanto, e quindi poi rispecchia un po' tutte le mie avventure musicali dall'inizio. Quindi ci sono in questa canzone tante immagini, tante frasi importante. Sicuramente una è quella: siamo fatti per essere folli, siamo fatti per restare folli. È una che in qualche modo, perché comunque secondo me un folle è quello che non smette mai di crederci e ci prova sempre, no? In qualche modo mi sento in questo caso un folle, un po' come lo siamo tutti noi, un po' come lo siete anche voi con il vostro lavoro. No, noi siamo cialtroni. Noi siamo due cialtroni. Guarda, due cialtroni, Francesco, però che ti vogliamo ancora qualche minuto con noi. Aspetta un attimo, c'è un attimo di pubblicità. Ma un attimo, c'è sempre... rimani lì, c'è un po' di perché pubblicità. Perché c'è sempre pubblicità? Perché ci vuole soldi. Per io lavorare. Voglio parlare con lui. Pubblicità. Noi abbiamo iniziato su Teleregione Toscana. È ancora in Viale Cadorna. Sì, bene. Sì. Praticamente dal Montagni e dal Subabbo, che ci aveva le parabole, noi abbiamo iniziato su Teleregione, anzi no, prima sempre dai Montagni a Telecentro Toscana, televisione del Gattino, che non c'è più. E ti sto parlando dell'83, 84, 85. E poi siamo passati promossi a Teleregione, che però promossi, ma lo studio era la metà di questo camerino, però si faceva all'epoca... Conti era magro, Panariello era magro, io ero magro e ci si entrava tutti. Si dovesse fare ora, non ci si entra più. Per cui grazie anche a Teleregione. Sì, che stasera è un revival micidiale. Ci manca solo qualcuna che arrivi e dica questa è tua figlia e poi finiamo in bellezza la serata. Questo è il traliccio, ragazzi. A me piace un monte questa batteria. Ma la batteria piace anche a noi, e piace tanto la batteria di Francesco Guasti, che è sempre a telefono con noi. Ci sei, vero Francesco? Appunto, l'abbiamo perduto. Abbiamo perduto Francesco. Richiamiamo Francesco. Francesco è un noto cantante, rocker, autore, cantautore. Cantautore Francesco Toscano. Toscano, di Prato. Fortissimo. Sì. Che ha vinto The Voice. Che ha fatto? Insomma, è stata The Voice. Ha fatto un album con Piero Pelù. Sì. Poi è stato per due volte nel gruppo di Sanremo Giovani, e quest'anno ancora noi lo spingiamo forte. Non lo spinge più di tanto, Francesco. Guarda, noi Emiliano siamo anche dentro. Sì, sì, ci siamo, ti vuole spingere. Noi siamo dentro anche un video della di Francesco Guasti. Anzi, io in due. In uno. Sì, nella canzone Un solo giorno in più, ci siamo tutte e due. Sì, bellissima, fra l'altro.
Bene, e parallele ci sono soltanto io. Con una maschera. C'è la tua essenza in parallele. La mia essenza, sì, perché sono vestito da cane. Come tale. Siccome recito come un cane, mi ha preso a fare il cane. Però sono stato molto, molto orgoglioso. Sì, sono stato bravo. Non ho abbaiato, insomma, sono stato bravo. Francesco, allora si diceva appunto questa notizia arrivata oggi pomeriggio: sei tra i 60 finalisti di Sanremo Giovane. Sì, quindi sì, possono andare i nostri radioascoltatori ad ascoltare il brano su Rai.it. Come funziona? Sul sito della Rai, basta su Google, insomma su qualsiasi motore di ricerca, non mi ricordo la dicitura, comunque Rai Sanremo e trovano i nomi dei 60 finalisti con le canzoni, quindi possono ascoltare in anteprima le canzoni che concorrono, insomma, per poi avere un posto sul palco. Ma meglio sarebbe se vanno a visitare anche tutta la tua pagina Facebook, quella ufficiale, certo, quella ufficiale Francesco, certo, Guasti, dove lì trovano proprio tutto, anche tanti brani tuoi, Certo, c'è un po' tutto, mi dicevi te, insomma, ci sono anche un serio giorno in più, parallelo, ci sono diversi video in giro anche sul mio percorso musicale. Ma parliamo di cose serie, quando andiamo a ubriacarci? Quando vuoi. Ma che quando vuoi, è vero, Vabbè, così. È andato a ubriacarvi, uno deve rimanere sobrio, rimango io. Allora, se vieni uno sano ci vuole. Ci vuole sempre. No, Raul viene a guidare, ha detto. Mi chiamo Guidotti, non a caso, Guidotti. Va bene, Francesco, senti, non svegliamo più niente. Va bene, noi ti aspettiamo in studio qui da noi, nel frattempo ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo e siamo contenti, insomma, di averti sentito insieme a noi anche stasera. E speriamo di portarti fortuna. Lunga vita al lupo, sempre. Va bene. Speriamo di portarti fortuna, Francesco. Ciao Francesco, grazie. Grazie ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Bene, ma noi procediamo. Un ragazzo tranquillo, sì, alla fine. Sì, cioè lui è tranquillo, si va fuori, si diverte, ma che se ne frega, sì, che c'è, sì, cos'è? No, che c'è, vedi, te non sei un grand speaker, perché lo dovresti leggere lì, Blood on the dance floor di Michael Jackson. Porca infatti, Michael Jackson l'ho detto bene, sì, perché lo conoscono tutti, sì, certo. Però Blood on the dance non te vengono tanto bene, non però è che bene, tanto bene. Sai, lui è famoso perché fa queste canzoni con questi intro lunghissimi. Ma chi? Lui è famoso, scusa, dove? Lui è famoso chi? Michael Jackson, lo conosco. Lui è famoso, c'è cioè qualche cosa, cioè questo è un ragazzo. Sono famoso anche a Settimello, mi conosco. No, Michael Jackson, a Settimello mi conosco. Secondo me Michael Jackson ce la vuole fare. Ciao. Ce la può fare, Faccio un saluto a Teleregione Toscana. Questo qui fino a un attimo fa era amplificato, l'avrebbe sentito tutta. In che zona siamo qui? Certosa. Siamo in zona Certosa, ma come non lo sai? Lavori a Teleregione Toscana. Un bacio agli amici di Teleregione Toscana. Siamo in zona Certosa, dicono. Un calorosissimo e affettuosissimo saluto da parte mia e da parte di Enzo. A tutti gli ascoltatori di, dillo tu, Teleregione Toscana. Si era già dimenticato. Memoria labile, memoria labile. In gamba. Cari telespettatori di Teleregione Toscana, da Giovanni Baglioni, un caro saluto. Ciao. Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre, ma ne ho fatto il mio amico e ne ho fatto per me unica al mondo. E le rose erano a disagio. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei sola è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiato, perché ho messo lei sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparato col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi, vantarsi o anche tacere qualche volta, perché è la mia rosa. E ritornò dalla volpe. Addio disse la volpe, ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi.
Ma bravo, com'è bello, bravo, 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 guarda, ti posso dire una cosa? Ma com'è bello. Sono stato solo male quando ti ha detto e ti ha schiacciato Bruchi. Quello lì non sono l'ha schiacciato tutti. Qui pezzetto io ho sofferto. No, lo so, t'ho visto, perché te tu fai... Non mi dispiace quando ti schiacciano Bruchi. Perché te tu fai tifo per Bruchi. Per Bruchi, Bruchi. Ah, no, per i Bruchi. No, Bruchi. Ma è bello, questo qui è molto perché bello. Perché il piccolo principe schiaccia Bruchi. Ma è bello, quello che per molti è poco, per altri è tanto, capito? Ma cosa? È quello. Tipo, il piccolo principe qui, quando dice l'essenziale è invisibile agli occhi, ti vuol dire che quello che per molti è poco, per altri è tanto. Per questo dobbiamo apprezzare le cose semplici, come il buongiorno, un bacio, un gesto affettuoso. Se il nostro partner o qualcuno della nostra famiglia o noi stessi sentiamo il bisogno di questi piccoli piaceri, non dobbiamo rinunciarci. Oh, perché sono quelli che ci rendono speciali. Guarda, io non ho capito, però tu mi hai convinto, davvero. Secondo me tu potresti andare a fare le televendite. Vero? Davvero. Ma perché io non ho capito nulla che hai detto, però secondo me tu l'hai detto bene. Ma davvero? Benissimo, sono stato bravo. Secondo me sì. Secondo me sono stato bravo. E comunque i buchi, io li spiace. No, dai. Allora, però, te devi sapere anche, Milano, questa trasmissione, cioè il traliccio, è una traliccio. Trasmissione anche poliglottica. Ecco, appunto, volevo. Bravo, tu davvero? Mi tirava fuori dal cervello una perché cosa. Che forse tu me la tirava fuori troppo prima, lo volevo dire io. Poliglottica? Sì. Che vuol dire? Boh. Appunto, allora di un altro. No, una trasmissione. Elettia, no? Elettia, va bene. Elettia, sì, siamo molto Elettia. Vedrai. Elettia, vedrai se tu stacchi. Cinici? Cinici. No, cinici no. Che vuol dire cinici? Sono quelli un po' ignoranti, sono quelli che praticamente hanno scoperto. Secondo me, allora tu sei. Loro hanno scoperto cinici. 20 anni che non esiste Babbo Natale. Cinici. Ci sono rimasti talmente sotto che ora sono diventati cinici. Vabbè. Ecco il cinico. Allora, però, siccome noi siamo veramente proprio i non plus ultra. Noi non siamo cinici. Siamo non plus ultra. Noi siamo bravi, bellissimi. Simpatici, allegri. Tutte le altre radio fanno canzoni, fanno musica italiana. Noi invece cosa facciamo? La settimana, durante la settimana si lavora, si va a cercare quali sono le new hit, le prime classificate, le new hit, le prime classificate nel resto del mondo. E quindi siamo andati questa settimana in Finlandia. Siamo andati in Finlandia. Mi è toccato andare in Finlandia e gli ho detto: scusate, che va a ascoltare qui questa settimana? E lei che mi hanno detto, What's? Io ho fatto scusi, perché sono arrivato. Pensavo di essere ancora ma in Finlandia in è tempo fa. Ma in Finlandia, se voi vi trovaste lì, sì? C'è un cane. C'è? No, non c'è un cane. Un cane in Finlandia. Non c'è un cane in Finlandia. Scelerenne. C'è il signor Polte. Chi? Polte. Polte? Sì, che gli ha scritto questa canzone, si chiama Cisu. Cisu. No, Cisu. Cisu chi? No, Cisuki. No, Cisuki, no. No, scusa. Cisu. Cisu chi? Cisu è il titolo della canzone. Polte la canta. Si può sentire questa canzone? La mozzarella, dice. È una figliola, zitto. Lei Cisuki davvero. Senti? Bella. Una nana ha detto. Una nana non si può sedere. Si può sedere. Eh no, vabbè, è già a sedere. Una nana è già a sedere. Bella questa. Senti? Un sedere. Che ti aspettai? È bella questa, a me piace. È bellissimo. Guarda, c'ho brividi. Lo sai perché c'ho brividi? Perché fa freddo in Finlandia. Fa un freddo bestia. Bene, ma se voi invece in Finlandia dove sareste in India, sareste. Fuste. Mamma mia, Gesù. Se voi fuste, signori miei, ma perché? Ma sai, un mio amico che mi disse: pretendere di fare radio non sei congiuntivo. No, io gli invento congiuntivi. Ah, e questo è mio. Sei un inventore di congiuntivi. Certo, io li invento. Quindi, la gente deve stare attenta. Fruste. Lo sai che mi disse un mio amico? Sai che tu fusti rimandato? A te? E io gli dissi: te è italiano di sicuro. E te? Io a matematica. Ah, va bene. Comunque, se voi foste in India, in India trovereste prima classe. No, siamo entrati in ginepraio. Io non ho mai... questa canzone. Se voi foste la scritta in India, trovereste Yababa. Ma scrive, guarda, lo sai che forse sa meglio l'italiano Yababa di te. E il titolo è Phantom. Non Phantom. Phantom. Yababa. Phantom. Yababa. Yababa. No, Yababa. Dai, dagliene di Bye Baba. Sono tutte qua. Yababa. Yababa. Lei è cantante, lei titolo. Yababa. Yababa è titolo. Yababa. Ma perché rubai al titolo? Yababa. È bella questa. Masuki, no, anche no. Lei. Vai va. Guarda, queste qui magari
un antrando. Le trovate prime in classifica qui in Italia. Questa è molto bella. L'ultimo guarda, non importa aspettare il prossimo anno. Questi in Italia ci sono di già. Te lo posso garantire. Ma con un colpo di frusta, con due, con le ali di gabbiano. Non cosa aspetta, ridimmi questa bellissima. Con un colpo di frusta alla schiena. Sì. Un dolore. Ma però le ali di gabbiano. Le ali di gabbiano ti sollevano, ti portano in Bulgaria, dove in Bulgaria c'è una fetta. Fitte de udra. Fitte de udra. Fitte de udra. C'è fitte de udra. E che fa? Davem pobecche. Davem. Davem. Davem pobecche. Ma che ne so. Va bene, sentiamola, sentiamola. Sì. In Bulgaria. Questa mi piace. Questa è bellissima. Questa è cattiva. Mi vai a prendere per favore due collanoni d'oro e un tirapugni. Davem pobecche. Vedi? Sì, bello. E questa era la nostra classifica mondiale. Però, del traliccio ce l'ho però, anch'io, sì. Ce l'ho anch'io. Io lo sai, non vado, non prendo l'aereo, non vado troppo lontano. Allora, io sono andato a Polcanto. A Polcanto. Sì. E a Polcanto questa settimana, la prima in classifica, ci sa? Sì, ci sta. Perché noi a Polcanto siamo comunisti. Noi siamo comunisti. Noi non si va in Finlandia. Ma non è pestata l'aria. Non ci fate incazzare. Noi stiamo ritornando. Stacco tutto. Noi si ritorna. Avete capito? Sei sicuro che questa è prima in classifica? Questa è prima in classifica da sempre. Va bene, allora ragazzi, mi perché raccomando. Mi hanno censurato quando diceva avanti popolo la riscossa, avanti le rosse triumferà. Ma per forza, vedi, l'elogio tutti si dissociano. Io mangio le rosse rossane rosseggiando qua in là, perché il colore mi piace, vedi, guarda qui è tutto rosso a casa mia. Allora senti Emiliano, la classifica mondiale ci costa un botto, e come sempre quando la roba ci costa noi bisogna andare in pubblicità. In pubblicità. Perché? Perché? Perché ci vuole soldi. No, perché? Pubblicità! Perché mi volete bloccare. Questo anno appunto il rapporto con i tifosi. Devo dire che Ciccio Rialti è migliorato tanto. È più bella. Che? È più bella. Ciccio Rialti non è Ciccio Rialti, la Rozzi. Il mio sogno nel taschino era proprio quello di acquistare uno dei più grandi giocatori del centrocampo che avessero mai calcato la terra. Cioè? Un uomo che ha lasciato il campo della musica e si è dato al calcio. Abbiamo già capito di chi si tratta. Per piacere dalla regia, ha lasciato i fratelli, Io americani, so, e è venuto, per noi a giocare, eccolo. No, dai. I fratelli Sanchez. Erano Sanchez Jackson questi, però vabbè, i Sanchez fight. Allora, i Sanchez fight. State ancora aggrappati al traliccio per 5 minuti. Aggrappatevi forte. Ma come 5 minuti? Ora mi stavo scaldando. 5 minuti aggrappati era al traliccio. Era proprio ora e mi divertivo. Io non so se qualcuno si può aggrappare in altri posti, non lo so, però rimanete. Chiedo alla tua sorella. No, è meglio di no. È meglio di no. Senti Emiliano, ma ora c'è un momento particolare. Sì, allora io ho un esperto, ho un meteorologo. Meteorologo. Molto bravo, fra l'altro, sì. Molto bravo, sì. E è in collegamento con noi perché tutte le trasmissioni hanno il loro esperto di meteo. Okay. Anche noi lo abbiamo da oggi. Allora, siccome però non sappiamo il nome, sentiamo un attimino, ce lo dirà lui. Pronto? Sì, generale? Pronto? Sì? Emiliano, i funghi. No. Non ho parole. Emiliano, i funghi. Cioè, vogliono i funghi. Io è piovuto, ora c'è il sole. Voglio i funghi. E, allora, non lo riconosci? No, io per ora sto no. Riconoscendo aspetta, questa voce. Aspetta, io ancora non lo riconosco. No, riprova, prova a sentire. Scusi, ci fa risentire la voce generale. Emiliano, i funghi. E vuole funghi, è più appunto vuole funghi. Ora bisogna che io vada a cercare funghi. Ma è le previsioni. Io voglio parlare col gemello, quello che va a cercare funghi, li trova, me li fa vedere su Facebook e non me li porta. Questa è già. Io ho già la padella sul fuoco. Allora, la apparecchiata. A me mi devi dire quanti funghi vuoi. Quanti funghi vuoi? Quante persone porti, un chilo di funghi a testa. E quanto che si mangia? Cioè io non ho parlato. Ora, ma voi scusa, ma telefonatevi in privato. Ma scusa, ormai è per noi si può telefonata ma noi si può sapere le previsioni in tempo. Le previsioni allora, tempo. Le previsioni qui da qua rasa le sono queste. Oh. Le previsioni si sta rannuvolando dal mare, finché domani piove. Ecco. Forse. Mentre invece.
Anche se c'era il rosso di sera per tempo, si spera, ma si sta rannuvolando. Bene, ma faccele per bene, faccia delle previsioni serie, generale, ci faccia delle previsioni per bene, cioè allora da qui, dal CIS, com'è, CIS, Will, già no, penso. Dal CIS, da casa mia, che dai da CIS, io mia, sono qui, sono a casa, vedi il cielo e ti dico, si sta rannuvolando, ma, quindi sì, piove ma... e poi fa funghi. Sì, ma ora allora, funghi, questi funghi, ma io, funghi o che ci sa un meteorologo vuole funghi. E vuole funghi il meteorologo, che gli posso fare? E allora il tempo se lo fa da sé, dice piove, c'è il sole. Guarda fuori dalla finestra e dice capito? Piove. Oggi nel periodo, freddo non fa freddo perché sono anche fuori, ora figlierò anche la bronchite, sì, però la temperatura è giusta. Vabbè. Senta, ma ora così per immaginarcela, in che posizione è? In piedi. Ah, in meno piedi, male. In piedi, ma sta guardando il cielo per dirci appunto. Sì, sono fuori. Ecco, così, va così. Bene, comunque vedrà che glieli porta questi forcini, io... Speriamo. Va bene. I porcini? No, perfetto. Glielo dico in generale, che... e poi dopo mi richiamo un'altra volta. In bocca al lupo per lo Smile Factor, siete stati grandissimi. Allora, tanti saluti a Raul, grazie. Alla sorella di Raul. Grazie, ecco, presenterò. Grazie, arrivederci alla prossima. Allora, grazie. Prego, domani arrivederci. Ci telefonano. Mi dici, guarda, c'è scritto in bocca al lupo per lo Smile Factor, siete stati grandissimi. Grazie Mauri, te le ricordiamo, lo Smile Factor è un film che uscirà ora a dicembre per Natale, un film fatto da tutti i comici toscani, sì, bello, ideato da Carlo Conti e scritto da Gaetano Gennai, molto bello. E quindi preparatevi per questa sorpresona. Nel frattempo vi ricordo, noi siamo i Gemelli Siamesi, stasera potete venire a vederci al Caravan Serraglio, Monte Morello, venite a vederci, ma ora se c'è un minuto, ce l'abbiamo un minuto? Ma allora, perfetto, no, ti voglio dire una cosa, Emiliano. Io sono arrabbiato. Perché? Ma veramente, voglio che tu mi spieghi questa cosa. Va bene. Ma non per me, guarda, no, guarda, no, non per me. No, per tutti, anche per i nostri tutti. Registi. Va bene, va bene. Allora, i lavoratori devono avere il tesserino. Che tesserino? Di riconoscimento. Cioè? Cioè si vede dal tesserino come tu ti chiami. Ma vabbè, si chiama sesso, carta d'identità. Il sesso più che altro. Non è una carta d'identità. È importante. È importante. Allora, a Calenzano c'è le donnine, sì, che le non c'hanno il tesserino. Che, come c'hanno? Il problema qual è? Cosa che... vuol dire? Aspetta, fermo. Le donnine chi? Quelle vanno No, appunto, le donnine, facciamo una cosa leggera, sono allora, le sette. Le donnine quali? Le donnine sottinteso, no? Le signore anziane che vanno a fare la spesa. Quelle che le sembrano aspettare l'autobus, invece le aspettano in fistione. No, aspetta. Fermo. Quelle che aspettano le donnine sarebbero le... Testa e tuba a Calenzano, sì. Ora sull'imbrunire, sì, già si comincia a vedere, non te le vedi me poco queste sull'imbrunire queste ecco. Te le vedi poco, sì. Dai, allora sì, no, dicevo, appunto, le si vede un po', bisogna mettergli il tesserino, perché non io, ma no, c'è chi si sbaglia. Pensa ad andare dalla Federica, invece va da Federico e guarda, ci rimanga male, tu vedessi, ma ci rimanga male. Quindi voglio fare un appello a Renzi, tra tutte le sue cose importanti, mettete il tesserino alle donnine che l'aspettano in fistione, perché a volte il fistione le ce l'hanno già. No, io no. Ora, non ti sembrava una cosa da dire sul finale? A me mi sembra di molto importante. Importante, che c'è un altro messaggio, intanto, leggi un po' Nino. No, piove, vola... Aspetta. No, piove, vola gli uccelli alti. Ciao, gemelli. Vabbè. Ma va bene, va bene. Comunque, a parte... Vedi, era che non funzionava, piove, vola gli uccelli alti. Cioè, perché è vero, quando gli uccelli volano alti... Sì, non piove. È vero, quando vengono bassi... Piove, ma lo sai perché? No. Perché sono gli insetti che scendono. Ah, e loro vanno a cercare. E loro insetti. Vanno a mangiare gli insetti. No, gli uccelli. Perché? Quando le rondini volano. Anche i rospi, come un po' san volare. Che fanno rospi? No, i rospi un po' san volare, però quando piove vengono fuori. Poi chi è cascato? Tutte le due ore tu picchi le musate. Che due ore, i rospi. Sì. Quando, siccome loro non volano, poverini, sì, vengono a raccattare gli insetti, che gli uccelli coi becco a volte li mancano, no? Gli stordiscano, nascono in terra e c'è rospi. Ecco perché c'è rospi nella strada quando piove. Oh, è quello. E quando si andava in discoteca, noi si era giovani e le ragazze le erano brutte, sì, senza dirglielo, poverine, perché ci rimaneva male, no, gli si diceva, oh, gli ragazzi, portavi gli insetti, domani deve piovere. Ah, sì. C'era dei rospi. Io invece gli portavo, capito, gli insetti. Sì, sì. Te gli portavi gli insetti? Sì. Alla tua sorella invece gli portavo l'uccello. Senti, facciamo una cosa, Emiliano. Mentre i nostri radioascoltatori si immaginano tutto questo quadretto, io rospi saluterei e uccelli e tutto discorrendo e tetta pesta obachi, io voglio salutare e ringraziare tutto lo staff di Radio Fiesole e tutto lo staff di Teleregione Toscana, perché domani sera andremo in onda. Gabriel Gori sicuramente ci sta ascoltando, vi salutiamo tutti, saluto la mia mamma che mi ha fatto così bello con questi occhi belli, azzurri, profondi, di un'intensità incredibile. Prossimo appuntamento lunedì prossimo alle ore 18. Ciao ragazzi, mi
raccomando, rimanete sempre aggrappati al traliccio, anche quando tira vento, comunque era lì beccio, sì che non c'è problema. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Dal traliccio ci passa la corrente, quando piove frigge si sente, 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 la 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 la, sente, 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 la 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 la. M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Il progresso alle volte è un po' invadente, ma fa stare meglio la gente, gente, gente. Cioè, ti rendi conto? Se dovevi chiamare Giannini, li ha chiamato un altro Giannini. Vabbè, saluta. Ciao Giannini. Ciao ragazzi, ciao, ci si veste. Però gli do portafunghi davvero, tutto l'estate, un po' io non gliene prometto. Mi dispiace, ma voi li trovo, la sera li mangio, oppure li regalo. Nel mondo c'è vari problemi, no? C'è problemi ma veramente grossi di lavoro, di oggi. Qui ci sono problemi di porcini. Per forza c'è problemi di porcini, non si sa dove la buttava buona ancora. Cioè, si sa, ma non si dice. Questo c'ha porcini dappertutto, Marino. Invece lui ce n'ha due di porcine. No, no, no. No, ciao ragazzi, ciao!